Brutte notizie per i possessori di un contratto Vodafone. L'azienda con sede a Londra, infatti, ha annunciato che a partire dal prossimo 27 maggio saranno adottati dei piccoli cambiamenti che, probabilmente, faranno infuriare milioni di utenti in tutta. Ma cosa capiterà di preciso? Verranno aumentati, udite udite, i costi di rinnovo delle offerte ricaricabili. L'operatore lo ha rivelato attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, che però non scende nel dettaglio di quelle che saranno i piani coinvolti. Di certo sappiamo che le offerte ricaricabili subiranno un rincaro nel costo di rinnovo, che potrà arrivare anche a 1,49 euro mensili. I clienti interessati da questa novità riceveranno una comunicazione tramite SMS che li avviserà dell'aumento. A seguito delle mutate condizioni di mercato, e per continuare a garantire la qualità dei servizi legata ai nostri investimenti sulla rete, dal 27 maggio 2018 cambiano le condizioni tariffarie di alcune offerte mobili prepagate, le quali avranno un aumento del rinnovo mensile che varierà da 0,69 a 1,49 euro, si legge nel comunicato dell'operatore telefonico. Tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione via SMS, e potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali fino al giorno prima della variazione contrattuale, specificando come causale del recesso modifica delle condizioni contrattuali. Continua dopo la foto, ma cosa capiterà quindi, in pratica, nei prossimi giorni? Tanto per cominciare, arriverà agli utenti Vodafone un SMS. Una volta ricevuto il messaggio, tutti coloro che vorranno recedere dal contratto, potranno farlo gratuitamente su variazioni. Vodafone.it o inviando una raccomandata con una ricevuta di ritorno a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190-10. E 15 Ivrea, Torino, o via PECA all'indirizzo Vodafone Unitel @vodafone.it. Chiamando il servizio clienti Vodafone al 190 o compilando l'apposito modulo nei negozi Vodafone, esplicitando la causale modifica delle condizioni contrattuali. I clienti che hanno un'offerta che include telefono, tablet, mobile wifi, o prevede un contributo di attivazione a rate, virgolette, spiega ancora Vodafone, potranno continuare a pagare, a seconda dell'offerta, le eventuali rate residue addebitate con la stessa cadenza, e con lo stesso metodo di pagamento prescelto. Continua dopo le foto. Le motivazioni per le quali l'azienda europea ha scelto di adottare questa soluzione non sono state rese note. Tuttavia, una delle possibili spiegazioni potrebbe risalire nel fatto che la stessa società si è resa conto, nel corso degli anni, che non è più accettabile una corsa al ribasso che gli altri competitor stanno mettendo in atto. Cosa accadrà in termini economici quindi a Vodafone? Si registrerà il boom di recessi, o la maggior parte degli utenti accetterà, anche se non di buon grado, l'aggravio? Staremo a vedere. Ti potrebbe anche interessare,